siamo venuti in fabbrica da voi, noi compagni di Potere al Popolo, cercando di starvi vicino in tutte le fasi di questa battaglia. Quello che ascoltavamo erano storie, non solo le vostre storie personali, ma le storie di generazioni, dei vostri genitori che avevano lavorato in quella fabbrica e che vi raccontavano le lotte che avevano portato avanti ogni volta, anche quando si chiamava Ignis, ogni volta che si minacciava la chiusura dello stabilimento, tutte le lotte che si portavano avanti, gli scontri con la polizia, gli agguati dei fascisti insieme ai camorristi, la speranza di cambiare un territorio che grazie alla lotta dei lavoratori ha tenuto testa alla camorra e alla criminalità in quelle zone. E allora mi veniva da sorridere, perché invece in questi giorni tanti mi dicevano, non tra voi ovviamente, dicevano vabbè, ma che andate a fare? È una battaglia persa, è impossibile vincere contro i multinazionali, siete troppo piccoli, a portare avanti questa battaglia, lo sapete, dovete essere realisti, quello che è possibile non è